gruppo di ricercatori dell'Università di Perugia, in particolare del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie. Ci occupiamo di chimica ambientale essenzialmente. L'argomento del seminario di oggi è l'aerosol atmosferico, che è quell'insieme di particelle solide e liquide che galleggiano in aria e che condizionano sia la salute che il clima. Il sistema è un sistema multifase, quindi solido, liquido, in equilibrio con i gas, estremamente complicato da studiare e che pone delle sfide sia per i chimici, ma in realtà per i fisici, per l'impatto che ha sul clima a causa delle proprietà ottiche, e quindi può assorbire la luce, riflettere la luce, quindi in generale incidere sul bilancio radioattivo della Terra, quindi sul riscaldamento globale, se volete, in un certo senso. E poi dopo anche per le questioni dell'impatto sulla salute, perché l'aerosol che sta in aria, lo respiriamo tutti i giorni, è una miscela chimica complessa e quindi può incidere sulla salute delle persone. La comunità che studia gli aerosol è una comunità multidisciplinare che coinvolge appunto fisici, chimici, biologi, geologi, e anche computazionali e modellistici, insomma, perché il problema è complesso e quindi è una delle sfide, insomma, di questi anni, sia per il clima che per la salute delle persone.